Pronto? Ah, ciao mamma, dimmi. Cosa? Davvero? Che bella notizia! Ma quanto tempo era che non ci veniva a trovare? Ma saranno almeno 5-6 anni. Ma come solo per stasera? Uff, mannaggia. Ma sì, certo, capisco, solo che... Peccato. Vabbè, meglio che niente. Ah, sì, ragione. Qualcosa di speciale. Ci penso io. Non ti preoccupare, ti faccio sapere, ok? Ciao ciao, a dopo. Allora, buone o cattive notizie? Ma in parti buone. Stasera viene a sorpresa lo zio Tony dall'America. Ti ho parlato di lui. Sì, quello che vive in Florida, no? Esatto, si fa vedere raramente, sempre a sorpresa, sempre di fretta. Adesso ha appena telefonato ai miei dall'aeroporto, ci viene a trovare. Resta a cena da noi e poi va via di corsa per scendere dai nostri parenti in Puglia. Penso che tipo. Ma davvero? Sì. Il Ma perché non resta da voi un po' di più? fatto è che la mia famiglia è un po' sparsa in tutta l'Italia e quando viene poveretto deve fare il giro di tutti i parenti e non ha mai molto tempo. Stasera è a cena da noi. Mia madre mi ha chiesto di comprare qualcosa di speciale per lui. Sai, qualcosa che non mangia da molto tempo e che in America non può Sì, trovare. ho capito, quei prodotti DOP o DOC che ci sono solo da noi. Se Esatto. vuoi, conosco il posto giusto dove andare e non è nemmeno molto lontano da qui. Perfetto, andiamo. Allora, eccoci qui. Come vedi ci sono un sacco di cose buone. Sì. Dunque, il parmigiano no, c'è in tutto il mondo. L'autentica mozzarella di bufala, questa mi sa che in America non la trova, o almeno non così fresca. Già, immagino proprio di no. C'è anche il pecorino sardo. Ah, piuttosto penso al gorgonzola. Se è veramente fresco, è davvero una specialità unica. Beh, a chi piace. A me per esempio, insomma. Comunque qui hanno un po' di tutto. C'è anche un'ottima selezione di vini. No, vini no. Ma sai che a casa mia ci sono sempre dei vini ottimi. Non lo conosci mio padre? Piuttosto i tortellini al prosciutto di Parma. Mamma mia, che buoni. Pensa che quando ero bambina li mangiavo in pratica ogni fine settimana. Una zia di Reggio si era trasferita da noi e ce li faceva ad ogni occasione. Vedo i ravioli di zucca fatti in casa, eccezionali. Sì, queste sono una specialità davvero che tuo zio non mangerà da anni. E perché io? Ma li mangio da quando facevo il liceo.